In occasione del convegno Terapie innovative biointegrate nelle patologie cronico-degenerative, siamo presso la sala consiliare del comune di Tarquinia e ho il piacere di avere con me il dottor Mauro Mantovani, che è il direttore scientifico dell'ARTIB, l'associazione Ricerca Terapie Innovative Biointegrate. Salve dottore, Buongiorno. so che oggi il suo intervento è tripartito. Lei affronta tre tematiche innovative, come appunto da nome dell'associazione. In merito alla sua prima relazione, lei ha fatto riferimento alle cellule natural killer, che sappiamo essere una classe di cellule citotossiche del sistema immunitario, fondamentali nel riconoscere e distruggere patologie tremende come i tumori. O quelle virali. Vorrei che lei ci desse maggiori informazioni in merito a quello che è stato l'approfondimento che lei sviluppa in merito a una determinata relazione. Sto parlando dell'HCC e Wasabia. Sì, praticamente il fatto di avere un preparato appunto che vada a stimolare l'attività delle cellule natural killer, che come appunto giustamente diceva lei prima, riconoscono queste cellule stressate o comunque non presentando l'MHC di classe 1, quindi l'antigene come le normali cellule, evadono quindi il sistema immunitario. E queste invece riescono proprio a riconoscere e a uccidere queste cellule infettate o le cellule neoplastiche, quindi cellule tumorali. L'HCC insieme agli isotiocianati da Wasabia japonica fanno in modo proprio di tenere sempre alta l'immunosorveglianza rappresentata quindi dalle cellule natural killer, e quindi diciamo di ripararci maggiormente da questi danni, insomma. Quindi chiaramente stiamo parlando però di una sinergia che è giovanissima. Assolutamente, infatti lo studio è di circa un anno fa, verrà pubblicato adesso prossimamente, e fatto interamente italiano lo studio, quindi insomma siamo orgogliosi anche di questo, e diciamo che ha abbracciato persone e ricercatori che hanno appunto dedicato tempo e non solo a questo studio sperimentale. Quindi sperimentale e multidisciplinare. Sì, esatto. Dottore, nella seconda parte del suo intervento lei fa riferimento alla curcumina gel. Le chiedo di fare un passo indietro, innanzitutto spiegarci cosa sia la curcumina e in un secondo momento la trasformazione in gel. A cosa serve? Qual è la specificità? La curcumina, per curcumina si intende un principio attivo che normalmente si parla di curcumina, ma abbraccia anche altre due molecole cugine che sono la demetossicurcumina e la bisdemetossicurcumina, quindi i curcuminoidi presi nella loro totalità. Dopo aver risolto diverse situazioni date dalla insolubilità in solventi polari dei curcuminoidi, abbiamo ritenuto utile e interessante utilizzare due tipi di estratti di curcumina, uno con una valenza di tipo liposomiale, quindi con un assorbimento a livello della circolazione enteroepatica classico, e l'altro invece, che è il cuore del prodotto, che ha un assorbimento invece a livello della mucosa del cavo orale, quindi immediata. Quindi abbiamo un effetto, un effetto temporale molto importante, perché all'inizio, cioè subito dopo il contatto con la mucosa del cavo orale, abbiamo un assorbimento immediato, dopo 30 secondi. Poi la cosa va avanti fino a 2-3 minuti e poi all'atto della deglutizione, praticamente dopo 2 ore circa della deglutizione, c'è l'assorbimento invece della curcumina liposomiale, che invece fa il giro classico, del fegato, eccetera, eccetera. Quindi è un assorbimento che avviene per step, c'è bisogno di arrivare al terzo affinché il tutto sia processato. Esattamente. E questo ovviamente è molto importante perché copre l'effetto Esatto.
diciamo un tot ore. Il prodotto è come se diciamo è come se si somministrasse a step per due o tre volte lo stesso prodotto, e invece noi diciamo che la stessa cosa la facciamo con una somministrazione sola. Come se il rilascio riuscisse ad essere in parte immediato e in parte prolungato. È così, è proprio così. Eubiosi intestinale, un termine tecnico che cerco di sciogliere in maniera semplice da profana nel sottolineare l'importanza che ha l'equilibrio dell'ecosistema microbico all'interno di ogni organismo. Dottore, ci spieghi innanzitutto da un punto di vista tecnico di cosa parliamo, ma specificatamente si soffermi sull'importanza di questo processo organico. Questa è una materia molto complessa. È talmente complessa che fino ad oggi penso che abbiamo grattato la punta dell'iceberg, ma di un iceberg molto 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 grande. L'eubiosi intestinale è quindi una forma di equilibrio, diciamo, tra la microflora autoctona e l'ospite, senza dimenticarsi che l'ospite siamo noi, non è la microflora. Certo. Questa interazione ovviamente è da considerarsi anche a livello di interazione col sistema immunitario che alberga nel nostro intestino, che ha una comunicazione diretta proprio con la microflora intestinale. Quindi è molto complesso il discorso. E la ricerca delle eubiosi, che diciamo sotto certi aspetti, in alcune situazioni, in alcune forme, è in disbiosi, che è il suo opposto, che è il suo opposto, crea una sorta di infiammazione. Sentiamo sempre questo termine ricorrente, l'infiammazione. Questo porta ovviamente a una permeabilità intestinale, per esempio, e all'inizio, tra virgolette, di quelle che potrebbero essere poi le patologie autoimmuni. Quindi è come se il mancato equilibrio all'interno dell'ecosistema microbico dell'intestino generasse poi un focolaio. Bravissima. Okay. E alcune volte è asintomatico, cioè non produce sintomi a livello clinico rilevabili. E questo è molto cioè, pericoloso. Cioè tipo dalle analisi del sangue, cioè da check-up generici. Anche perché alcuni marker non si fanno. Ah, ecco. Omocisteina, PCR, velocità di retrosedimentazione, quindi diciamo i tre marker, diciamo, dell'infiammazione, chiamiamola sistemica, diciamo aspecifica. Non si fanno le citochine infiammatorie. Non si fa la permeabilità, il marker della permeabilità intestinale o dell'infiammazione intestinale. E quindi ovviamente le persone sono un po' così. E quindi alla luce di questa difficoltà nel ritrovamento c'è una linea preventiva da mantenere? Cioè ciascuno di noi come può garantirsi questo equilibrio? Diciamo che ci sono degli accorgimenti che sono sicuramente una vita il più possibile meno stressata, lo so, è un'alimentazione diciamo varia, quindi senza escludere categoricamente nulla, a meno che si abbiano delle comunque certo, già in corso chiaro. Delle patologie particolari. E quindi fare una vita sana, tra virgolette, lo so che lo dicono tutti, ma pochi lo fanno. E poi integrare con qualcosa a cicli, quindi non imbottirsi di integratori a dismisura e senza comunque aver chiesto un esperto in materia. E, parliamo di probiotici. Allora, nel caso dei probiotici, qua bisogna fare un gran bel distinguo tra fermenti lattici e probiotici. I fermenti lattici sono dei microorganismi che fermentano il lattosio ad acido lattico. Punto. Il probiotico può
essere un fermento lattico, ma che deve avere delle prerogative, delle caratteristiche tali per cui è in simbiosi con la microflora autoctona del nostro intestino e devono arrivare vivi e moltiplicarsi nell'intestino, altrimenti non è un probiotico. Qui apriremmo poi una larghissima parentesi su una cattiva pubblicità che viene spesso fatta di prodotti commerciali che chiaramente, già facendo lei riferimento, devono arrivare vivi. Direi quasi ingannevole. Sì, una pubblicità che punta, diciamo, su una categoria, una platea forse troppo semplice o sensibile agli slogan studiati, appunto. Perché c'è mala informazione. C'è una cattiva informazione alla base. Alla base e a partire proprio, cioè, dall'alto. Possono esserci delle intenzioni che insomma sono di varia natura. Chiudiamola in questo modo, ma mi riallaccio felicemente alla sua considerazione. Bisogna rivolgersi sempre agli esperti, sempre, affinché i nostri equilibri organici vengano mantenuti. Esattamente. Io ringrazio il dottor Mantovani per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie.